Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un format di video dedicato a chi deve iniziare l'università, ma non solo in realtà, anche a chi la deve riniziare magari ed è curioso come me di sbirciare un po' nella cartoleria altrui. Ho pensato di fare questo video, per dare più che altro suggerimenti su cosa acquistare per l'università. Perdonatemi già per questa cosa orribile, però ahimè devo andare a rifare le unghie fra un'ora e perciò ho dei pezzi di smalto, ma non li vorrei togliere io, quindi volevo aspettare. Vorrei partire subito dicendo che sarà un video tutto a base di, cioè sulla base di articoli di cartoleria, chiaramente. E quest'anno sono felicissima, lieta di annunciarvi che mi hanno contattato dalla Legami, che è una marca di cartoleria e non solo, però che io ho sempre visto tipo alla Mondadori, alla Feltrinelli come quaderni, astucci, penne, agende. Mi hanno contattata per fare una campagna con loro e io, nonostante non sia questo il video in cui pubblicizzo le loro cose, vorrei in ogni modo almeno farvele vedere, accennarvele, poi ve le mostrerò molto meglio nel video tutto dedicato a loro. Però sono stati gentilissimi e proprio mi sento bene nel mostrarle anche qua. Un macro articolo da comprare, secondo me, prima di iniziare l'università è un'agenda, perché senza l'agenda non riuscite ad organizzare la vita, lo studio, gli impegni. Io quest'anno ho avuto questa, in realtà sì, è partita da settembre proprio, quindi un mese prima che iniziassi l'università, e come ben potete notare, adesso non la apro troppo, se no mi si tolgono tutti i foglietti che ho in mezzo, sta finendo. E la Legami, i ragazzi di Legami mi hanno fatto un mega regalo e mi hanno mandato una nuova agenda a 16 mesi, quindi questa sarà la mia nuova agenda, quella che ho lì e che voi non state vedendo e che vorrei aspettare a farvi vedere, perché appunto farò il video su come decoro l'agenda, su come la sistemo, e quindi quello è il pezzo forte, non ve lo spoilerò. Però è giusto per dirvi che quest'anno questa era la mia agenda, ecco, ci deve essere secondo me in un back to university. Altra cosa molto importante che ci deve essere è l'astuccio, e qua ve lo posso fare tranquillamente vedere, così lo tolgo anche dalla confezione. Appunto, i ragazzi della Legami, questa la butto via. Questo è uno dei pezzi forti, insomma, degli accessori che mi hanno mandato. È un astuccino troppo carino, è tipo in silicone, non so come. Sì, silicone. È tutto morbidino e niente, è molto piccolo, aiuto. E ci stanno proprio le cose essenziali. E infatti questo volevo dirvi facendovi vedere il mio astuccio che ho usato per questo secondo anno di università. Volevo farvi vedere appunto questo, dicendovi che secondo me la soluzione migliore è un astuccino piccolo, perché sì, servono tante cose, ma molto spesso avete la borsa, il computer, mille cose, quindi meno pesante è, meglio è. Video su cosa c'è nella mia borsa per l'università o sui consigli su cosa portare, scrivetemelo qua sotto, che ovviamente ve lo farò. Sapete che io adoro questo format di video. E niente, quello che io consiglio di prenderci, metterci dentro, chiaramente solo se siete amanti dello studio e se vi piace scarabocchiare, fare cose carine, evidenziatori, io li cambio tipo ogni settimana. Ovviamente penne, questi pennarellini della Stabilo io li adoro e li ho in tantissimi colori. Bianchetto, vabbè, penne, gomma, questa che è una chiavetta USB, non può mai mancare perché può essere utile, tipo vi mancano degli appunti, c'è il vostro compagno col PC, ve li passa. E forbici, mini post-it, insomma, un normalissimo astuccio. Per l'astuccio, ma ripeto, sono cose che vi farò rivedere nel video dedicato, voglio solo farvi uno spoiler. Sempre i ragazzi della Legami mi hanno mandato queste, impazzisco, sono penne color pastello, azzurra, rosa e lilla. Non ho ancora capito di che colore sono perché non le ho aperte,
però insomma sono penne a sfera, ecco, mi piacciono tantissimo, guardate solo la confezione, cioè impazzisco. Sempre di cartoleria che non può mancare, secondo me, sono i post-it. Io li ho di ogni genere, di ogni tipo, adesso vi ne ho presi alcuni così giusto per farveli come esempio. Mi piacciono un sacco questi set che vende Tiger, se non sbaglio, sì. Questi set con tutti i post-it dentro, perché niente, sono comodi, ve li potete portare in giro e sono super comodi anche questo. Chiaramente, che ve lo dico a fare, tantissimi pennarelli, questi io li tengo a casa e ogni tanto tipo li intercambio con quelli che sono nell'astuccio in pratica. Una cosa che io faccio per i post-it e che ho ormai sponsorizzato in tantissimi video è il porta post-it. Comodissimo per non avere il malloppo dietro. Prendo un foglio di cartone, comunque carta spessa, e attacco un po' di post-it di ogni colore qua con lo scotch sotto. E così avete un foglio unico che racchiude un po' di post-it preferiti, diciamo. E io li uso tantissimo, eccetera. Cosa consiglio di prendere? Sicuramente un blocco di appunti che io ormai ho quasi finito, come vedete, perché è utile per seminari, laboratori. Io lo uso per questo, per quando ho quelle lezioni un po' boh, particolari, un po' lezioni tipo extra che non sono proprio nel programma, che però ci tengo a seguire, a prendere appunti. Insomma, uso un blocco oppure per fare degli schemi, insomma è comodo. Queste qui sono delle mini carpette che portano documenti e io le utilizzo, ne ho tantissime di tantissimi colori, le utilizzo per documenti, tasse universitarie, insomma per metterci dentro tutto ciò che riguarda l'università. E ultima cosa, prima di passare ai quaderni, ultima cosa sono questi. Che cosa sono? Sono dei portadocumenti di IKEA in carta che io utilizzo dentro alla mia libreria per stivare tutte le dispense, libri vecchi, quaderni, tutte le cose che ho finito di usare in pratica. E quindi sono molto utili perché le dispense, ovvero le fotocopie dei libri, che non sarebbero originali, non si potrebbe fare, ma tutti lo fanno. E sono un insieme di fogli di carta racchiusi da una spirale, diciamo, e quindi metterle tutte in pila è impossibile perché cadono tutte, e quindi invece mettendole qua stanno tutte in piedi e tutte in ordine. Passiamo al discorso quaderni, discorso mega ampio. Fondamentalmente io ho iniziato prendendo quaderni normali, classici, e scrivevo tutto a mano. Quindi vi faccio vedere qualche esempio di quaderno. I miei preferiti sono in assoluto questi con la spirale, perché sono comodi, si possono girare come volete, sono secondo me i più comodi. Io ho preso questo. Questo è un altro mio super preferito, ancora da usare, meraviglioso, di Tiger. Questo un po' più scomodo, però lo userò per qualcosa, ed è la monocromo, ed è di quelli in tipo cartone rigido, e i ragazzi della Legami mi hanno mandato questa meraviglia che è un quaderno spiralato con l'elastico e meraviglioso, è a righe. E niente, davanti ha questa copertina e dietro ha un porta oggetti, portafogli, insomma, un divisorio e esatto, il porta appunti. È meraviglioso e vorrei usarlo assolutamente l'anno prossimo. E l'unica cosa è che quest'anno mi sono resa conto che non riuscivo più a stare al passo con gli appunti, cioè i professori vanno troppo veloci, c'è troppo materiale, troppe cose da scrivere e io non ce la facevo. Quindi cosa ho deciso di fare? Di introdurre il computer. Io non sono un amante del PC, non sono un amante degli appunti a PC. Posso garantirvi che gli esami sono andati bene, anzi meglio dell'anno scorso, quindi forse, ahimè, all'università è comodo, nel senso che a mano io riuscivo a ricopiare molte meno cose. Forse mi perdevo degli appunti, forse mi perdevo delle informazioni importanti e quindi andavo peggio agli esami, non lo so.
Fatto sta che ho optato per un'altra soluzione. Quindi scrivo gli appunti a PC, li stampo, poi vi farò un metodo di studio aggiornato, li stampo e li metto o all'interno di quaderni ad anelle, tipo questo, o tipo questo che è meraviglioso e che userò quest'anno, penso, perché è vuoto, oppure li stampo e li metto dentro ai portalistini, che sono questi quaderni in plastica formati da queste mega bustine trasparenti, e sono comodi perché sono, vedete, piatti, cioè non occupano così tanto spazio come raccoglitori ad anelli, quindi vedete, ta-tan, tutti gli appunti, tutti stampati. Ripeto, non sono un amante, le cose rimangono molto più impresse se le scrivete, però io non stavo al passo, non ce la facevo e niente. Quest'anno vorrei fare metà e metà, cioè metà PC e metà mano. Questo è quello che io comprerei e ho comprato per l'università ogni anno che inizio. E niente, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualcosa da aggiungere qui sotto, ovviamente. E niente, fatemi sapere quali altri video a tema universitario vi piacerebbe vedere e ci vediamo alla prossima.